Dai, dai, di qualcosa. Prima di iniziare la chiacchierata di oggi, è mia intenzione. Oggi 19 marzo, festa del papà, San Giuseppe. Peppe. Io sono papà e Giuseppe. Quindi onomastico doppio. Non sapevo che tu fossi Giuseppe. Sì, secondo nome è Giuseppe. Capito. Ma mandalo a fare. No, perché come tutte le famiglie patriarcali dell'epoca, il nipote assumeva il nome del nonno. Certo. Mio nonno si chiamava Giuseppe e nella famiglia ricorrono continuamente Giuseppe Giovanni era quel Giovanni, quel bravo giovine che ha partecipato all'incoronazione della Granduchessa di Toscana attorno al 1650 insieme all'alta borghesia toscoromagnola. Intendiamoci bene che Giuseppe è Geppetto, il papà di Pinocchio, ricordiamocelo bene. Anche per noi Geppi, Geppi. Allora, vogliamo far vedere una cosa prima di iniziare il discorso che farà lui? Ma io leggo e poi interrompiamo. Ecco qui. Questa è la rivista cattolica istituita dalla Sanità Cattolica a livello mondiale, allora diretta da Monsignor Angelini, che era un intrigante che non te dico. E poi è diventato cardinale, no? Certo, il cardinale Angelini. Come no? Il cardinale che era a capo del Dipartimento Sanità della Santa Sede. Questo è uno degli ultimi numeri usciti. Non a caso i personaggi che in questi ultimi anni hanno gestito la cosiddetta sanità italiana, di cui tu parleremo, sono tutti personaggi, vedi il caso, che provengono tutti da enti cattolici, a iniziare dalla Università Cattolica del Sacro Cuore e tutti gli altri. Questo è l'ultimo numero in cui... Oh, ricordiamo che l'Università Cattolica del Sacro Cuore non è una solo università, ma c'è a Milano, c'è a Roma, c'è a Pisa, in quei luoghi sacramentali che sono alla base della struttura gerarchica cattolica, quella profonda, Il Deep State Cattolico Cristiano Romano. Che oggi si identifica proprio per un connubio tra forze occulte con quella manifestazione della Deep Society che si chiama... Che ne so, quale dici? Quello di cui abbiamo parlato prima. Dillo, dai, non mi confondere idee. Non lo so. Non mi viene. Non mi viene, dai, dillo. Quello di cui abbiamo parlato prima. Ho capito, non me lo ricordo. Un momento d'amnesia. Ero su... Fabian Society. Ah, certo. Cari amici, ricordatevi bene, informatevi su che cos'è la Fabian Society. Venendo a noi, questo è il Papa... Che noi disconosciamo in quanto... Noi disconosciamo tutti i papi, ma qualcuno è più papa dell'altro. Comunque questo qui è l'autentico papa anche per i cattolici osservanti. E l'ultima cosa... No, bisogna sempre ricordare ai cattolici che non sanno un cazzo manco di quello che li riguarda. E se no non sarebbero cattolici. Il papa è quello che esiste... ancora in vita, un secondo papa in vita il precedente non si può eleggere. Esattamente. E chiunque venga eletto è un antipapa. Ricordiamoci bene, antipapa. All'epoca, attorno al 1300, con le leggi con le lotte per 1200, addirittura ce n'erano tre e in qualche periodo brevissimo addirittura quattro, che uno dichiarava all'altro che era l'antipapa. E la Chiesa però ne ha preso uno, non si sa in merito a quale discernimento, no? A quale selezione. Giocando i bussolotti, come i bussolotti a cui giocavano i militari romani sotto la croce del buon Gesù. Sì, no? Certo. E quindi i dadi, certo. Il gioco dei dadi. Esatto. Il più sicuro quello. Come? Il più sicuro. Quindi il caos e il caso sono molto legati alla divinità. Detto questo, vi faccio vedere un articolo che avrebbe dovuto interessare
se non altro i medici cattolici, i quali invece sono stati tutti, accetto qualche, veramente qualche pochissime eccezioni, i quali oltretutto hanno sfidato il potere occulto o meno occulto italiano, che risponde al potere occidentalista, e che sono stati penalizzati per aver voluto fare realmente i medici. Guardate cosa c'è scritto. Tanto lo leggo dopo. C'è scritto: la prigione e le condizioni favorevoli alla depressione. Capito? Quindi noi sappiamo perfettamente che l'obbligo di rimanere chiusi in casa, emanata dal potere tecnico, medico, pseudoscientifico mondialista, aveva la finalità di creare immunodepressi. E di creare immuno e psicodepressi. Dopodiché la parola a te. Allora io leggerò un breve articolo che non è mio, avrei voluto scriverlo io, tant'è che qui sono qui a divulgarlo perché faccio conto che sia mio. Ma è stato scritto da qualcuno che sicuramente è del mestiere e probabilmente è qualcuno che ha a che fare con la ASL. E si chiama, questo signore si chiama Pierpaolo Brovedani o Brovedani. Non so se sia un dottore o no, ma comunque è uno che conosce la materia, perché è qualcuno che ha fatto questa analisi dall'interno del sistema. Allora comincio a leggere. Il Covid ha messo in evidenza la fragilità della sanità pubblica e la progressiva deriva privatistica del Servizio Sanitario Nazionale, che non a caso qualcuno comincia a definire sistema e non servizio. Cambia un bel po' concettualmente, mentre nessuno se ne accorge. Un termine che sottintende l'allargamento dell'assistenza anche ad altri soggetti. La salute come bene comune rappresentata storicamente dal Servizio Sanitario Nazionale ha subito in questi ultimi 40 anni un processo di ridimensionamento e riformulazione che la allontana sempre più dal mandato costituzionale. Allora vorrei ricordare qui primariamente che l'amico qua, molto eretico anche lui rispetto al sistema, però è stato uno dei fondatori, dei redattori delle legge 833/78, articoli, tu mi pare che ti sei occupato del 29 e 31, sull'obbligatorietà da parte dell'industria, certo, del farmaco di dare una corretta informazione, certo, mai applicata. Certo. Allora, ricordate amici che noi siamo in rappresentanza di questo istituto che è pronto sempre a difendere tutti in nome e per conto delle normative proprio collegate con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che non era uno scherzo, anche se oggi nascostamente cercano di smantellarlo. Occorre questo primariamente quindi un doveroso riassunto cronologico per evidenziare la progressiva disapplicazione dell'articolo 32 della Costituzione dal momento dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, il punto 1. Il 23 dicembre del 1978 nasceva il Servizio Sanitario Nazionale e la creazione della unità sanitaria locale. Esattamente. La legge 800... USL. Sì, la USL. USL, non ASL. Con la U. Esatto. La 833 fu varata dal governo Andreotti e fu il successo storico del primo ministro della salute donna, cioè la signora Tina Anselmi. Che era una di quelle che ci credevano. Sì, no, non solo era una buona donna nel senso buono del termine, ma era anche un'anima candida, nel senso che in Parlamento non sapeva che erano molto più infami della lotta partigiana, di quello che lei aveva trovato nella lotta partigiana. In ma cui aveva lotta partigiana. Vabbè, aveva comunque rischiato la pelle facendo la vivandiera, facendo comunque portando la un po' postina, di... la postina, sì, la postina, insomma. Portando qualche lettera in quella. Vabbè, comunque sia, una persona che si era presa la sua responsabilità, la sua quota di responsabilità all'epoca, che voleva attraverso il Parlamento riuscire a portare avanti anche il proseguo della lotta partigiana, di quella parte buona della lotta partigiana, quella minima parte buona della lotta partigiana. Comunque, poi il punto 2 è il decreto legislativo 503 del 92, che era stata varata dal governo Amato con al ministro della sanità il signor De... Non lo presente, dai. Signor De Lo... Oh,
Chi era ministro della sanità? Signor De? De Lo? Lo? A De Lorenzo! E cazzo! Beh, cavolo, li abbiamo incastrati tutti. Allora, che avviò la regionalizzazione della sanità e istituì le aziende sanitarie locali e ospedaliere, quindi non più unità sanitarie, ma aziende sanitarie locali e ospedaliere. Ha inizio quindi il processo di aziendalizzazione della sanità, che è una cosa molto diversa. Il terzo passaggio poi fu il decreto legislativo numero 229 del 1999 della ministra signora Rosi Bindi. Bindi, la quale anche nota come riforma TER della, esatto, della legge 833. Da ricordare che De Lorenzo, oltre a essere politicamente liberale, certo, era anche il figlio del noto, notissimo generale presidente della Federazione degli Ordini dei Medici. Ah, giusto, giusto, non generale De Lorenzo. Dunque, riforma TER, governo D'Alema, ministra degli affari regionali la signora Katia Belillo. Qualcuno se la ricorda più? No. Beh, c'era una che ci ha avuto le mani in pasta anche questo, e la ministra della solidarietà sociale che si chiamava Livia Livia Turco, bel tipo quel personaggio, Turco, che Livia avrebbe, Turco, la famosa che avrebbe, Livia Turco, andrebbe molto attenzionata in molte, in molti, sì, molte passaggi, cose, sì, in molti passaggi di vita parlamentare, sì. Vabbè. Che confermò e rafforzò l'evoluzione in senso aziendale e regionalizzando e istituì i fondi integrativi sanitari, cioè i cosiddetti ticket, per le prestazioni che superavano i livelli di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Vedete la gradualità, no? Quello che il solito progetto, il processo del un cetriolo in culo un millimetro al giorno, per cui non te ne accorgi e alla fine ti ritrovi un cetriolo di un metro dentro il culo e che ti fa male poi a quel punto e dici, oh cazzo, com'è possibile che sia andata avanti così la questione? E la tecnica della? Della Fabian Society, certamente, e della scuola di Francoforte, Forte, non ce la scordiamo mai, che è la sublimazione della, esatto, Fabian Society e di anche altre cose, esattamente, che poi vediamo, però non a caso emerse sempre dagli stessi ambienti, certo, anglo-americani, certo. Punto 4, infine, con la riforma del titolo quinto della Costituzione, la legge costituzionale numero 3 del 2001, approvata dal governo Amato 2, è confermato con il 64% dei voti dal referendum sostenuto dal centro-sinistra mentre governava Berlusconi. Sì. Per brutti test di cazzo, prendetela in quel punto, perché voi avete votato una porcheria assoluta non rendendovi conto di quello che stavate distruggendo. Esatto. Una perla, avevate la perla, ma ai maiali che gli fanno le perle? Gli rimettono sotto il naso. Non puoi dare perle ai maiali, non lo capiscono. Eccolo lì che anche se sono molto più intelligenti della massa degli umani, ma comunque quelle perle non le apprezzano, comunque, perché non se le sanno mettere al collo. Se c'è qualcuno da prendere e mettere al torchio, siete proprio voi. Sì. Voi quelli, il 64% degli italiani che ha votato a favore di questa legge del cazzo. Esattamente. Anzi, la legge costituzionale, non una legge qualunque. Esatto. E quindi, dunque, dal 64% del sostegno del centro-sinistra governava Berlusconi. Alle regioni venne riconosciuta l'autonomia legislativa anche per la sanità. Fu l'avvio della famigerata autonomia differenziata con la regionalizzazione della sanità e la nascita di 21 sistemi sanitari regionali differenti. E qui l'abbiamo visto poi dopo, lo vedremo dopo. E il padrino che tenne a battesimo l'autonomia differenziata fu purtroppo il centro-sinistra, ma guarda caso, ma che nel purtroppo frattempo era diventato manifestamente di parte a favore della Fabian Society, multinazionale del farmaco, delle multinazionali della finanza, della Fabian Society, della Aspen Institute, della Trilaterale, dell'altra, non mi ricordo più qual che era, quella, ma non te lo saprei dire, l'altra organizzazione oltre alla Trilaterale che il nome non viene. Vabbè. E quindi il servizio quindi a questo punto si può dire che il Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 fu una legge monumentale che assorbì i debiti delle diverse mutue e istituì un sistema universale ed illimitato di cure. È quella la cosa. I principi fondanti erano i seguenti: universalità, uguaglianza, gratuità, globalità dei servizi offerti in tutto il territorio nazionale, solidarietà, democraticità, controllo pubblico e unicità. Niente privati. Fabian Society.
Questa legge rispondeva pienamente alla Costituzione, che l'articolo 32 definisce la salute come bene comune, anzi come diritto fondamentale. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. E se la salute è l'interesse della collettività, è evidente che è interesse del singolo che tutta la collettività sia in salute e non certo, depressa, come certo, hanno voluto loro, certo, chiudendo in casa le persone. E garantisce gratuite agli indigenti, l'articolo 32. La salute quindi non è solo un fondamentale diritto individuale, ma anche un interesse della collettività, come giustamente diceva Giorgio. Sfugge talvolta che la salute della popolazione non solo migliora le condizioni individuali e prolunga l'aspettativa di vita, infatti noi eravamo il secondo paese al mondo dopo i giapponesi come lunghezza di vita. È stata la nostra tragedia, perché oggi l'Italia è un paese di vecchi, certo, e vecchi soprattutto rincoglioniti. Anche i giapponesi, che sì, vabbè, i giapponesi comunque i figli ce li hanno. Qui invece no. L'Italia è un paese senza futuro perché non ci sono più giovani. No, arrivano dall'Ucraina, arrivano dalla Nigeria, speriamo, arrivano dall'Albania, che rinsanguano e rimpolpano. Come è sempre quella, capitato quella nella storia. Quel gene italico che oramai è andato disperso. Prima c'erano i barbari. Certo, infatti i barbari hanno apportato veramente tanto, sì, anche loro. Rinnovando il sangue per nostra fortuna. E hanno contribuito alla rinascita dell'Italia con i comuni. Esatto. E quindi sfugge talvolta che la salute della popolazione non solo migliora le condizioni individuali e prolunga l'aspettativa di vita, ma crea anche un benessere generale e migliora lo stato economico del paese per l'economia indotta che produce. La sanità produce una marea di attività, di professioni, di competenze, di laboratori, di fabbriche per le medicine, quelle buone, quelle vere. Sì, non quelle false. Ah no, la signora Lina Tina Anselmi fu liquidata dal Parlamento, incredibilmente, fu costretta a dimettersi perché lei aveva ridotto il listino dei medicinali, sì, ti ricordi? Il prontuario, che da 200, da 4.000 erano diventati 200, mi pare. Ecco. No, 200 no. Sì, 200. No, molti di meno, molti di vabbè, meno. Forse anche cioè, molti meno di quelle di comunque, quelli, insomma, erano inizialmente un certo numero. Che aveva danneggiato le aziende farmaceutiche. Quali aziende? Quelle italiane. Quelle italiane. A favore delle multinazionali. Ma soprattutto la cosa incredibile è che a seguito dell'approvazione dalla presentazione del decreto di legge, mi pare addirittura, manco fu approvata quella legge, fu coinvolta con le minacce prima e poi prima con le tangenti. Le offrirono, mi sembra, 32 o 35 miliardi di tangenti a perdere, sì, immediatamente. Lei rifiutò, fu poi minacciata fu fatta saltare in aria la sua macchina, sì, e credo che pure qualcuno fu ferito, se non morì, e è costretta alle dimissioni a tambur battente da quella banda di delinquenti che infestava il Parlamento pure allora. Allora, c'è in più, e dobbiamo dirlo agli amici, in questa situazione si venne a innestare anche la questione del San Raffaele. Sì. E andatevene a vedere qual è la storia del San Raffaele. Cioè, ricordiamocelo bene, oggi che cos'è il San Raffaele? È un grande ospedale, però fissato su alcune patologie e che si ritrova sul raccordo anulare. Ma prima di arrivare alla conclusione di quell'ospedale, ce n'è voluto di lotta, perché c'erano delle forze in gioco, soprattutto era la sanità romana gestita dal Partito Comunista Italiano, di cui so tutto, che alla fine fu comprata per poter permettere al San Raffaele II, perché il primo San Raffaele era quello di Milano, certo, fondati tutti e due da un sant'uomo venerato beato in vita e beato in morte, che si chiamava Don Verzè. Andatevi a vedere la storia di questo Don Verzè e capirete chi è quel tale che continua a parlare e a sbrodolare sui vaccini nelle televisioni controllate da loro signori. Va bene, andiamo avanti. Allora, questa legge rispondeva pienamente alla Costituzione.
sfugge talvolta che la salute della popolazione non solo migliora le condizioni individuali e prolunga le aspettative di vita, ma crea anche benessere generale e migliora lo stato economico del paese. Non costo, quindi, ma una risorsa, perché è il concetto che aveva poi ripreso ed enfatizzato più volte il professor Giacinto Auriti a proposito della moneta con il valore ridotto, perché se io ho bisogno di mangiare, devo pagare intanto il ristoratore, ma deve esserci tutta una filiera dietro al ristoratore, quindi un agricoltore, un'industria che trasforma, uno che trasporta le merci, eccetera, eccetera, quindi tutta una filiera che poi contamina tutte le altre filiere, quindi se c'è una risorsa, da una necessità deriva una risorsa, quindi la necessità di salvare la salute individuale e pubblica, da quella scaturisce una potenzialità di valore e di potere costruttivo, ricostruttivo dell'economia, che si esprime in termini monetari, certo, proprio sulla base di questo, certo, non solo ci sono della scambi solidarietà degli usurai, è la solidarietà che crea il valore, esatto, e crea l'umanità, che crea il clan, crea comunque la partecipazione, l'induzione, eccetera, eccetera, che quindi non è la solidarietà della Fabian, perché la solidarietà, no, è il contrario, esattamente, è la solidarietà tra lor signori, laddove lor signori sono certe elite anglosassoni, ricordiamocelo bene. L'aziendalizzazione della sanità, nel 1992 il governo Amato, annata di grandi privatizzazioni dei beni comuni e degli enti pubblici, non a caso, con, ascoltate bene, 1992, con un certo signor Draghi, direttore generale del Ministero del Tesoro. Certamente. Allora, ricordiamo sempre che quello che veramente produce benessere o malessere in un corpo sociale come le istituzioni di uno Stato sovrano non è tanto l'elezione di un parlamentare o di un altro, di un partito o di un altro, ma è la presenza all'interno del deep state di questi signori del tutto anonimi, in quel momento lì era un perfetto signor nessuno, ma amico però dei gesuiti fin da allora, certo, che però produce guasti, che ha creato per esempio questo figlio di puttana in ogni operazione in cui è stato coinvolto lui, non dal 1992, addirittura da una decina d'anni prima, quando fu privatizzata la corsa all'offerta, alle aste del Ministero del Tesoro del, esatto, 1985, varata da quel figlio di gran puttana di Sandro Pertini, che passa per essere un santo in terra proprio. Vabbè, ricordiamoci sempre che avrebbe dovuto spiegare agli italiani come cazzo ha fatto a fuggire da e per fare quello ha dovuto abbassare parecchia gente. Da dove è dovuto fuggire? Dalla prigione? Dalla prigione normale, era. A Lungotevere? Lungotevere, sì. A Lungotevere? Mi viene il nome di un altro nome. Vabbè, le prigioni storiche di Roma. Sì. A Via della Lungara, Via Lungara 27, esattamente. Il nome io lo so perché erano miei clienti. Quando lavoravo come agente di commercio, dentro c'avevano sia lo spaccio sia il bar, e io gli fornivo tutta una serie di prodotti. A me mi viene il nome è una Madonna, sono due Madonne, le Madonne hanno un altro nome, poi cioè veramente ve lo diciamo. Sì, ma in ogni caso ricordiamoci che Pertini, l'eroico Pertini, fece ammazzare alcune persone. Fra cui anche il direttore del carcere di Rebibbia, indirettamente. Indirettamente. Non Rebibbia, scusa, di vabbè, quel carcere lì che non ci viene in mente il nome. Che fu linciato perché durante il processo contro l'ex questore di Roma, Caruso, doveva testimoniare e dire cosa effettivamente era successo. Ricordiamocelo bene. Doveva spiegare alla gente come cazzo aveva fatto a evadere esatto, dal carcere. Esatto. Che miseria. Tremendo, vabbè, poi ci verrà in mente. Andiamo avanti. Quindi Draghi, direttore generale del Ministero del Tesoro, ad eseguire le operazioni del Dream Team, cioè della squadra da sogno, no?
Del sogno, che smantellò. Il grande sogno. Sì, I have a dream. Che smantellò la cosa pubblica. Tant'è vero che l'hanno ammazzato. Quello della have a dream hanno subito ammazzato. Tanto per fare. E questo del Dream Team invece no. Invece no, di Dream no, questo qui no. Che smantellò la cosa pubblica, amato. Ascoltate il nome, amato. L'hanno riciclato adesso, ricordiamocelo allora, bene. L'hanno rimesso nel posto in cui decidere dei destini degli italiani. Nel 1961 era uno che diceva che il popolo dovrebbe prendere le armi contro il governo che non fa gli interessi del popolo. Sì, lo diceva lui quando faceva il professore universitario. Era 68 ante litteram. Sì. Vabbè. Allora, quindi, che smantellò la cosa pubblica. Amato, Ciampi, Dini, Draghi, e abolì appunto il governo Amato la USL facendo diventare di ASL e istituì aziende sanitarie locali e ospedaliere. Quindi introdusse quindi una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria doveva essere proporzionata all'effettiva realizzazione delle entrate e non poteva più rapportarsi unicamente alla entità dei bisogni. È stato un cambiamento epocale, concettuale. Esattamente. Guarda, se leggete, è solo un termine che cambia, ma quel termine è un termine epocale, è un termine che trascende tutta la realtà precedente per innovarne una nuova del tutto antitetica. Esattamente. Avete non capito? È caso elaborato dal dottor Sottile, non sì. È un caso. Sì. Signora, quello che derubò gli italiani durante la notte. È il 4% o 4 per 1000, non mi ricordo. 4 per 1000, cazzo, sono Introdusse quindi una concezione di assistenza pubblica in cui la spesa sociale e sanitaria doveva essere proporzionata all'effettiva realizzazione delle entrate e non poteva più rapportarsi unicamente all'entità dei bisogni. Cosa comportò l'istituzione delle aziende sanitarie? Cosa produsse l'introduzione del concetto di aziendalizzazione? Due conseguenze principali. La prima, la più importante, è che l'obiettivo principale dei direttori generali non è più tanto la riduzione delle patologie o la risposta sanitaria ai bisogni di salute, quanto il pareggio di bilancio. Avete capito come cazzo funziona adesso? Ecco il perché poi mandano a morire nei forni crematori quelli che non possono più essere economicamente sostenibili, vantaggiosamente sostenibili. Avete capito? Cioè siamo di fronte a una realtà che esiste già da 20-30 anni. Non è... Adesso andiamo verso la mascherata dal Servizio Sanitario Nazionale e poi nei fatti concreti, cari amici, ricordiamocelo bene, l'asservimento totale, meno poche eccezioni di eroici personaggi, ancora ippocratici, dei medici, ippocratici. Esatto, dei medici agli interessi esclusivamente del bene, economici del, bene del, cittadino. Del sistema. Certo. Ah, certo. Allora, andiamo avanti. Obiettivo cui peraltro è legato il loro premio. Ah, obiettivo, continuo, quindi lo rileggo. La prima e più importante è che l'obiettivo principale dei direttori generali non è più tanto la riduzione delle patologie o la risposta sanitaria ai bisogni di salute, quanto il pareggio di bilancio. Obiettivo cui peraltro è legato il loro premio retributivo. Aspetta, nota bene, e lo dico da sindacalista medico, ah ecco chi è lui, che il pareggio di bilancio premia anche tutto il personale con l'aumento della retribuzione pari all'1% del bilancio stesso. Ma nel caso del Covid sono stati personaggi, migliaia di personaggi, in quei medici di primo soccorso dei servizi sanitari nazionali, che addirittura hanno preso qualche decina di migliaia di euro al mese per molti mesi, per non dire per due per anni. Per bucare dai poveri diavoli. Capito? Per mandare poi al creatore una buona percentuale di questi quelli poveracci. Vaccinati. Come ormai è dimostrato che il vaccinato è molto più... Mortale. È molto, oltre a quelli che muoiono a causa del vaccino, ma il vaccinato è molto colluso più suscettibile di contrarre non si sa quale morbo. Non si e sa staremo quale. A vedere nei prossimi 10-15 anni. Esatto. Perché è tutto da vedere quello che cazzo capiterà in quelli che si sono vaccinati e che esatto. Hanno dei sistemi immunitari depressi, sì, esatto. Dei sistemi immunitari particolari, magari quelli che hanno un gruppo sanguigno particolare, esatto, eccetera, certo. Eccetera. Andiamo avanti. Quindi va quindi a farsi benedire la concezione legata al raggiungimento di obiettivi sanitari, motivazione principale della legge numero 833 e quindi dell'obiettivo di tutela della salute contenuto nell'articolo 32 della Costituzione.
La seconda conseguenza è la verticalizzazione del sistema sanitario. I direttori generali, emanazione diretta del potere politico, ma questo lo sarà di più con la successiva gestione di sovranità alle regioni, hanno un potere quasi assoluto persino nella nomina dei primari, hanno persino avuto la possibilità di scegliere tra i tre primi della graduatoria, quindi non è detto che sia il primo, ma addirittura anche fino al terzo c'è un coglione rifatto. E infatti tutti i primari teste di cazzo che abbiamo visto troneggiare nelle televisioni a raccontare un sacco di cazzate. 2 anni ci hanno messo, erano tutta gente inquadrata nei gruppi politici che li hanno eletti. In questa inquadratura del sistema generale mondiale vale anche quello che è successo, sta succedendo in Ucraina, perché il signor Putin ha deciso di invadere l'Ucraina non tanto per vantaggi territoriali, per vantaggi economici, per vantaggi di vario genere, ma semplicemente perché la situazione in Ucraina stava diventando esattamente come ha detto lui. Presidente, ci hanno messo un ciarlatano, un ballerino, un guitto, uno che andava in giro, e abbiamo visto due diversi filmati che suonava il pianoforte col pisello, col cazzo, e non solo, un altro in cui segnava la chitarra col cazzo, cioè è veramente di una demenzialità. Non è demenzialità, perversione totale, assoluta, da non avere più il minimo senso della moralità, ma del vantaggio di immagine, anche semplicemente di quello. Non si rendono conto più, gli è sfuggita la realtà, gli è sfuggito il senso della realtà. E quel coglione di Franceschello ce la sta prendendo con Cirillo, come se, ma ce la piglia in culo, se si mette con Cirillo, ignorando che chi c'è dietro a Cirillo, che c'è tutto il mondo ortodosso. Io da fonti molto vicine ai servizi segreti italiani, con cui noi abbiamo anche qualche contatto più o meno diretto, più o meno indiretto, mi è stato comunicato giusto una settimana fa che ormai tutti i gangli veramente sensibili delle istituzioni sono controllati da omosessuali. La maggior parte di quelli, cioè anche quelli che apparentemente non sembrano, in realtà fanno giochi omosessuali sessualmente in certi ambiti. Quindi questo per dire che oramai il senso della morale, il senso del concettamente vantaggioso anche come immagine pubblica, in realtà sta diventando, evanescendo, e allo stesso tempo non viene sostituita da nessun'altra morale, semplicemente c'è lo sghiribizzo, il guizzo, del guitto che fa il gesto plateale, il gesto di come si dice, il gesto. Ma non dimentichiamoci, attenzione, non dimentichiamoci, che nel periodo di decadenza dell'impero romano d'Oriente, parlo della decadenza, 1453, ma prima, certo. Beh, basta ricordare che Costantinopoli è stata presa anche dai crociati, esatto, prima che dagli ottomani. E c'era una ragione, perché chi comandava? I castrati. Sì, sì. E c'era solo uno che si è comportato bene, ed era Narsete, che distrusse i goti, ma anche lì... Parliamo del 550, della guerra gotica. Sì. Ma anche lì il discorso è interessante, perché per quale ragione il castrato Narsete combatteva contro i goti? E lì c'entra un'altra storia. Chi sono i goti? Cosa hanno fatto i goti? I goti di Alarico. Il sacco di Roma. Il primo sacco di Roma dei tre giorni del 410 d.C. E il secondo sacco di Roma... 409 o 410? 410. 410, sì. Il secondo sacco di Roma... Chi l'ha fatto? Provocato sempre dal Papa, tanto per cambiare. E chi non erano? Non erano goti i lanzichenecchi? Chi era il Papa? Quello stronzo. Era un banchiere noto. Tutti i banchieri. Molto noto. Tutti i banchieri, ce l'abbiamo qui. Era Leone X, dai, te lo dico io.
1526. Era Leone X. Guerra contro la Francia, Cartofino affronta le forze della Lega, che ricorre anche a maneggi politici, congiura del cancelliere del Ducato di Milano, Girolamo Morone, che tenta di attuare il Pescara nella Lega. Sì, un esercito di lanzichenecchi luterani condotti da Giorgio Frusberger devasta l'Italia. Siamo a 1526-29. Sì. 27, sacco di Roma. Sì. E chi era? Il Papa è assediato in Castel Sant'Angelo. Ovviamente chi paga le conseguenze è il popolino, è il popolino e il Papa si salva sempre. No, pagano, stavolta pagano. Non si salva però, pagano. Perché se il Papa si mette contro Cirillo finisce male. questi credono di giocare coi bussolotti. Vedrete cosa succede. Leone X, dai, te lo dico io, Medici. Beh, sì, eccolo qui, ma la cosa bella è anche questa. Carlo V conclude col Papa l'accordo di Barcellona, promessa della corona imperiale in cambio del suo aiuto per restaurare i Medici a Firenze. Certo. Chiaro? È chiaro? Sì, perché ricordiamoci che i fiorentini si erano incazzati, avevano fatto una delle tante rivolte dei fiorentini. Era nata la grande Repubblica, Repubblica Fiorentina, alla quale noi ci siamo sempre riferiti. Ecco qua. Inchinati. Di cui la guida è stato Francesco Ferrucci, eccolo sì, qui. Grande Francesco Ferrucci. Eccolo qui, narrata da colui che l'ha vissuta, uno dei più grandi storici della storia dell'umanità, Machiavelli. Vedete che tutte le cose tornano, è capito? È il papato a rompere i coglioni. Ma soprattutto niente di nuovo sotto il sole. Mai. Cioè chi ha chiaro la che cosa, lo diceva, mi ricordo più, chi non conosce il passato è destinato, non può interpretare a il presente ed è condannato a ripeterlo, a riviverlo. Okay. Non mi ricordo più chi lo diceva. Nemmeno io. E ricordatevi che dietro, sempre dobbiamo saperlo, questo Papa che parla a nome di una popolazione talmente invecchiata da non poter essere più rinnovata, perché la media dei vecchi in Italia è nettamente mortifera, questo Papa sfida un regime, sfida lui e i suoi compari, un regime, cioè scusa, un paese come la Russia, che ha che 6 volte la popolazione italiana. Sì, con una media di 20 anni. No, 45 anni noi e 23 loro. Appunto. Cioè la metà, esattamente. Appunto. Quindi è una società che ha il futuro, noi non ce l'abbiamo. Con un arsenale atomico che non ti dico, con circa 5.000 carri armati quando noi ce ne abbiamo, se no 500. Ma nemmeno 500. Con i lanciamissili quanti ne vuoi, le Katyusha a miliardi. Ce l'avevano già nel secondo conflitto mondiale, ti immagini adesso. Dove vogliamo andare? Chiediamo immediatamente la resa incondizionata, se per caso gli svizzeri. Ma ci mandiamo il Papa a chiedere la resa. Cioè, come con Attila? Mandiamo lì con tutti i suoi bei pretonsoli, con tutte le sue belle ricchezze. Le monachine. Le monachine. Quelle gli spetta, è doveroso. Assolutamente. E poi tutto il resto di ferzieri svizzeri, americani, esatto. Londinesi della City. Contenuti nella IOR. Esatto. E poi ci pensa lui a fare, esatto, le cose, a fare le parti. Esatto. Andiamo avanti. Allora, la seconda conseguenza è la verticalizzazione del sistema sanitario. I direttori generali, emanazione diretta del potere politico, ma questo lo sarà di più con la successiva gestione di sovranità alle regioni, hanno un potere quasi assoluto, persino nella nomina dei primari. Hanno persino avuto la possibilità di scegliere tra i 3 primi della graduatoria concorsuale. L'ospedale già è per sua natura una struttura gerarchica e l'aziendalizzazione accentua il potere decisionale del collegio di direzione e la verticalizzazione dei dipartimenti. La creazione del secondo pilastro sanitario è assicurativo. Il problema legislativo il decreto legislativo 229 del 99 della ministra Rosi Bindi confermò e rafforzò l'evoluzione in senso aziendale regionalizzato e istituì i fondi integrativi sanitari per la prestazione che superavano i livelli di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale vietato dalla legge del 1979. Cioè già allora qui
diciamo, avevano già messo le mani avanti. No, annullavano quello che era stabilito per legge dalla legge quadro 833 del 78. Quindi già sminuivano e diciamo, perforavano, riducevano l'impatto della 833. Esatto. 833. Rosy Bindi è tuttora considerata un baluardo contro l'ondata neoliberista dei governi di fine anni 90. Il giudizio di un attento commentatore della sanità come Ivan Cavicchi invece è impietoso e dice, fra virgolette, per recuperare la deriva neoliberista della sanità, Bindi è stata più neoliberista degli altri. Chiuse virgolette. Purtroppo a molti sfugge il fatto che la sanità integrativa, il cosiddetto secondo pilastro della sanità, liberato dal decreto del 1999 e cavalcato dalle grosse compagnie assicurative, è parte viva della spesa sanitaria privata. Se la spesa sanitaria pubblica nazionale raggiunge dai 120 miliardi di euro all'anno, in aumento solo nell'ultimo biennio, dopo essersi assestata, biennio questi qua, questo del lockdown, dopo essersi assestata per anni sui 133-115 miliardi, quella privata supera oggi i 40 miliardi, di cui almeno 5 costituiti dal costo delle assicurazioni mediche. Ma non delle assicurazioni mediche dei malati, delle assicurazioni mediche dell'ente e dei medici. Che si tutela che nei confronti con i soldi pubblici. Con i soldi dei pazienti, laddove poi il paziente, nel momento in cui ricorre, trova sempre dei magistrati che lo fanno perdere. Certo, normalmente. Allora. No, devo aggiungere una cosa. Professor Ivan Cavicchi è una persona realmente molto esperta. Oggi è professore di diritto sanitario in una delle tante università di Roma, però lui nasce come esponente della CGIL, del sindacato CGIL. Di lì, vedi caso, passò alle dipendenze degli industriali del farmaco. Sì. Come capita sempre che c'è questo travaso, no, tra vasi comunicanti che non dovrebbero comunicare, appunto, sono vasi che comunicano. CGIL, di lì, beh, hai detto tutto. CGIL, che c'è da aggiungere? No, di lì, sulla base delle sue reali competenze, no, e magari acquisite, è pure capace, magari, cazzo, per carità, acquisite nel campo di battaglia, adesso fa il professore di diritto sanitario. Mi pare ovvio, no? Certo, prosegui pure. Andiamo avanti. Di cui 5 costituiti dal costo delle assicurazioni mediche, e questo costo rappresenta il 15% dell'intera spesa sanitaria privata. Il secondo pilastro è in piena espansione e fa gola alle compagnie assicurative, in quanto per il momento solo il 16% della potenziale platea di clienti usufruisce di una polizza medica privata, privata dei cittadini normali. Esattamente. A che uno dovrebbe domandarsi, ma perché cazzo devo fare una polizza privata se c'è un servizio sanitario nazionale che funziona? Pubblico, appunto. No? Vabbè, sai quante tangenti si prendono questi della politica, certo, per favorire? Certo, è tutta la storia di tangenti. Parliamo di 120 miliardi, diciamo che di costi vivi ce ne siano 60, ci sono 60 miliardi da spartirsi in, esatto, qualche migliaio di persone all'anno, ricordiamocelo sempre, all'anno. Esatto. Allora, si calcola che le assicurazioni private hanno davanti un mercato potenziale di almeno 50 miliardi di euro da conquistare. Le conseguenze rischiano di essere devastanti e la spesa sanitaria globale e la spesa sanitaria pro capite aumenteranno progressivamente. Verrà cristallizzata la caratteristica privatistica di alcune cure, fai conto, dentistico, oculistiche, fisioterapiche, eccetera, impedendone la reintroduzione e la diffusione nel servizio sanitario pubblico. Esattamente. Aumenterà la disparità di accesso alle cure, creando una sanità di serie A per i ceti più abbienti e di serie B per gli altri, come negli Stati Uniti, esempio classico. L'esempio o classico. Anche in Inghilterra, in Gran Bretagna, sì, negli ultimi 15-20 anni, perché c'è un'ottima sanità anche gli inglesi, certo, anzi, priva, diciamo, pubblica, che concettualmente era anche meglio. La prima operazione... Io avevo gli amici che andavano a Londra, sì, a rifarsi, sì, i denti. Esatto, è vero. È vero o no, te lo ricordi? Me lo ricordo. A costo zero. All'origine dell'idea di servizio sanitario nazionale, che fu fondato quando al governo c'era il Partito Laburista. Certo, e certo. Dove, attenzione, quel Partito Laburista lì non era ancora infiltrato dal Deep State, che è quello che comanda oggi. Attenzione a queste distinzioni. No, tutto è nato con la signora,
con la signora Thatcher che era apertamente liberista, che ha creato tutto il suo fascio, certo, seguitato poi dall'altro infame, quello Braille, come cavolo si chiama, no? Braille, no, il primo ministro biondo, sì, sì, bello, alto e di bell'aspetto, porca miseria, Braille, no, con residenza in Toscana, sì. Vabbè, un'altra volta. Tipo, comunque c'ha una I, R-I. Blair. Quando, nei fumetti, quando uno deve fare una dichiarazione di schifo. Blair, sì. Allora, la dunque... Uglisi dentistiche fisioterapiche, impedendone la reintroduzione e la diffusione nel pubblico, cioè nel servizio pubblico. Aumenterà la disparità di accesso alle cure, creando una sanità di serie A per i ceti abbienti e di serie B per gli altri. Il rischio è quindi quello di un ritorno alle mutue? In realtà lo scenario è molto più preoccupante. Non ritorneremo al sistema mutualistico, le vecchie mutue erano bene o male gestite da enti pubblici, ma a qualcosa di peggio... perché in mano esclusivamente a compagnie private, il cui unico e primario obiettivo è il profitto, come esattamente la Banca d'Italia. Ma ti pare che la Banca d'Italia, che è in mano a 901 banche straniere, fa gli interessi degli italiani o fa gli interessi dei finanziatori, dei loro azionisti? No? Cioè, io dico, ma tu parlo del Movimento 5 Stelle, del ma che ne sanno questi? Di Bossi, di poveracci e tutte queste cose qua. Ma tu non sai un cazzo, no? Ma arrivi in Parlamento e noti che la Banca d'Italia è di proprietà di 901 banche straniere. Ma non ti poni il problema di andare a controllare queste 901 banche straniere che mettono le mani in tasca agli italiani, truffaldinalmente, senza che la gente sappia niente? Ma tu che sei lì all'interno del sistema, ma non ti rendi conto? Ma gli danno 5 euro... Dice, vai ragazzo, mancia, vai ragazzino. Vai ragazzo. Ragazzo spazzola. E punto. Vabbè, allora. Unico obiettivo è il profitto. Una volta raggiunto il regime di oligopolio, le compagnie potranno ulteriormente aumentare le tariffe e la restrizione delle prestazioni più costose, con l'esclusione di fasce sempre più numerose di pazienti a rischio di necessità di cure onerose, modello americano. Aumenteranno quindi le fasce di popolazione escluse dalle cure o che rinunceranno alle cure. Tutte queste risorse, 5 miliardi di euro oggi, ma molto di più domani, andrebbero invece impegnate nel miglioramento della sanità pubblica, per l'esecuzione del personale, per l'assunzione del personale sanitario e la modernizzazione dei presidi diagnostici terapeutici, oltre che delle infrastrutture. La frammentazione della sanità pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale ai 21 servizi sanitari regionali, cioè dal Servizio Sanitario Nazionale ai 21 servizi sanitari regionali. Con la riforma del titolo V del 2001, modifica degli articoli 116 e 117, e approvata da referendum costituzionale, come abbiamo detto prima, la tutela della salute divenne materia di legislazione concorrente Stato-Regioni, cioè lo Stato determina i livelli essenziali di assistenza LEA, le regioni hanno competenza esclusiva nella regolamentazione e organizzazione dei servizi sanitari e nel finanziamento delle aziende sanitarie. La riforma costituzionale federalista della sanità, a cui paradossalmente la Lega 20 anni fa votò contro, cioè qualcosa che doveva essere interesse loro, invece hanno votato contro, chissà perché, no? No. Chissà perché. Chissà perché. Come si fa presto a cambiare l'opinione delle masse? Area, no? Completò l'opera di smantellamento della riforma del 1978 con la regionalizzazione della sanità italiana e l'adozione della quota capitaria ponderata, cioè un aforisma per dire numero di abitanti, anzianità della popolazione e deprivazione sociale, quest'ultima aggiunta in seguito ma mai applicata.
L'algoritmo utilizzato per distribuire il fondo sanitario è nazionale alle regioni. Grazie a questo calcolo, le regioni del sud più bisognose in termini di assistenza sono state sottofinanziate rispetto a quelle del nord, per quei parametri che abbiamo letto prima. Le conseguenze immediate della riforma del titolo V sono state il sottofinanziamento del sud, da una parte, che mediamente ha una popolazione più giovane, la considerazione della deprivazione sociale, la minore forza economica e la diseguale base di partenza non sono mai state applicate. L'accentuazione della migrazione sanitaria sud-nord, e quindi i viaggi della salute, eccetera, la creazione di 21 sistemi sanitari nazionali economici, regionali diversi, il perverso sistema tipicamente aziendale delle fughe e attrazioni dei pazienti con relativi rimborsi economici tra regione e regione, come abbiamo detto il sud andavano a Milano, eccetera, no? La mancata validità dei documenti sanitari sul territorio nazionale, dalle esenzioni alle ricette e la corsa alle privatizzazioni di alcune regioni. Quindi, in estrema sintesi, dal punto di vista costituzionale si è disatteso l'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Il disastro della regionalizzazione è emerso tragicamente all'esplosione della pandemia del Covid-19, con protocolli e sistemi sanitari a tutela variabile, cioè in una regione sì, in un'altra no. Quella è rossa, quell'altra è bianca, quella è blu e quella è gialla. In base alla diversa organizzazione e al grado di privatizzazione delle aziende sanitarie locali, regionali, vere e proprie spinte secessioniste si sono manifestate nel corso dell'ultimo tormentato biennio, palesemente in contrasto con l'incipit dell'articolo 5, la Repubblica è una ed indivisibile, cioè qui hanno stravolto tutta la Costituzione. Io mi ricordo che una delle ultime denunce che abbiamo fatto contro il sistema, c'erano 41 articoli violati, 41 articoli della Costituzione violati su quelli che, per i cittadini, che sono 54. Cioè, no, erano di più, erano 45 su 54. Cioè, praticamente hanno fatto come cazzo gli è parso e piaciuto. Allora, va detto che il governo, principalmente per quanto riguarda l'obbligatorietà delle vaccinazioni, ma anche in tema di omogeneità di intervento sanitario, ha disatteso l'articolo 120 che prevede che lo Stato possa sostituirsi alle regioni in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Quindi avrebbe potuto bypassare completamente tutti gli stravolgimenti della 833 e riapplicare la 833 in funzione antipandemica. E invece no. Insomma, nel corso degli ultimi 40 anni il sistema sanitario nazionale, che recepiva il concetto costituzionale di salute come bene comune, fornendo un'assistenza pubblica universale e gratuita per gli indigenti, ha subito duri colpi legislativi che ne hanno ridimensionato i propositi iniziali. Cioè, questa è la transazione da uno Stato sociale vero, anche se comandato dalla Democrazia Cristiana di Andreotti o di altri papabili democristiani. Comunque aveva una funzione sociale radicata psicologicamente, socialmente, intellettualmente, diciamo nel senso più ampio del termine. E invece hanno distrutto tutto, oggi ci ritroviamo con un cadavere oramai semi morente, agonizzante, diciamo così. E con tutti gli sciacalli che ci mangiano sopra. Ma lo Stato, ricordiamoci sempre, noi siamo sì catastrofisti, ma siamo anche oggettivi, ottimisti e positivi, perché diciamo sempre che in qualunque momento tutto può essere ritorto contro questi infami, cioè noi ci possiamo, attraverso vari strumenti, fra cui anche la confisca, tanto per dirne uno, la confisca è un concetto giuridico del codice civile che si può applicare in qualunque momento a prescindere. Lo Stato confisca quello che cazzo gli serve nel momento che gli serve, senza dover dire grazie a nessuno. Quindi le multinazionali della finanza si attaccano al cazzo e tirano forte, nel senso so long, che comunque, se il popolo ha un leader che decide, o un gruppo di persone leader che decide di riappropriarsi dei propri diritti, delle proprie proprietà, di possesso, di controllo del possesso, eccetera, lo può fare in qualunque momento, senza dover dire grazie a nessuno e senza dover chiedere il placet della City di Londra, né di Wall Street, né del Deep State americano o di quello russo. Ce ne frega un cazzo. Quello che conta è che lo Stato ha l'autorità per poterlo fare in qualunque momento. Ricordatelo sempre. E con questi direi di concludere, però prima di concludere vorrei
fare una piccola lettura da questo importantissimo libro del noto intellettuale francese Jean Coe, e di cui leggerò due frasi. Dice Jean Coe: ebbene, figurati, mio caro, che non sarà con intimidirmi così, non sarà col minacciarmi l'inferno, che mi rivestirai con i bianchi pepli del candore federale o mi farai rimpiangere che l'Humanité, era famoso giornale come l'Unità in Italia. Interrompo un attimo, non ho niente in idea. Ma come fa uno che ha un paio di scarpe, che ogni paio di scarpe costa attorno ai 5-8 mila euro, e senza considerare tutto poi le cose che si mettono, ma solo le scarpe, a chiedere sacrifici ai cittadini e a dire: siate pietosi, no, donate, siate ma piglia la tangente, piglia la tangente, lo sappiamo, no? Ogni volta che vedo l'anima dei mortacci, cioè, sua. Ogni volta che vedo, è una cosa pazzesca, la pubblicità di mandare, offrire per i bambini, sì. Mi ricordano i bambini africani. Certo. Tanto i soldi li chiedono loro, non è che li chiedono, no, direttamente. No, non li chiedono, se ritengono loro. Ma sì, una volta avuti, se ritengono, perché fra 10 anni uscirà fuori lo scandalo, capito? Li conosciamo questi qui, sono sempre uguali. Allora, dice, per non essere ebreo non mi obbligherai a indossare un uniforme di SS, capito? È chiaro? E l'altra aveva cosa... capito tutto. Certo. E allora, bisogna fare... Finisco con... Bisogna spezzare una lancia in favore di Robert Fourisson. Robert Fourisson, poverino, era un docente alla Sorbona, è stato talmente... Fino tacitato, che è morto. Sì, è morto pochi anni fa. È stato talmente tacitato, distrutto nell'immagine e nel morale da questa banda di infami che vuole la verità unica, che perviene... Per lo più inventata. Per lo più inventata, che però è insindacabile. Se dici qualcosa sei un negazionista. No, come dici... Ah, zitto tu che sei fascista, a me diceva. Esattamente. No, ma io, so, io da anarchico, figurati se posso essere fascista. Sono sempre stato socialista... di sinistra, di destra, diciamo, un amalgama un po' strano, come lui, un amalgama molto strano, che però è quello che diciamo, porta avanti fino alla radice, all'estremizzazione, la collettivizzazione sociale, diciamo così, non quella... Ma comunque il nostro esempio è Céline, su, forse. Esatto, Céline dice è tutto, dice tutto. Allora, un'altra frase... che dobbiamo dire a conclusione: è assai divertente vivere un evento storico. Questo autore è un autore di qualche tempo fa, e questo libro è stato tradotto, vi dico subito quando, niente un po' di meno, nel 1968. Allora, questo mi sembra la conclusione migliore. È assai divertente vivere un evento storico e chiedersi in quale o in quali menzogne fiorirà nella memoria degli uomini. E noi ci siamo dentro fino a... È affascinante essere testimone di come esso diventi, a vista d'occhio, menzogna collettiva. Putrefatto. Ognuno sa che è falso, eppure la massa di milioni di dubbi costruisce un è vero collettivo, che spesso non è se non quella coscienza tranquilla di cui il corpo sociale ha bisogno per sopportare le azioni del proprio passato. Chiaro? Noi viviamo questo momento particolare, dove la menzogna è collettiva e dove basta vedere tutto quello che dicono alle televisioni italiane, private e pubbliche, per capire che è vero esattamente il contrario. Vai, vai. Sto controllando. E con questo abbiamo finito. Guarda, chiudiamo sempre sull'ora precisa. Siamo, sì, a 59 minuti e 30 secondi. Chiudi. No, aspettiamo, diciamo ancora due parole, dai. Dai, dille tu. No, beh...
diciamo, questa lettura è stata emblematica, nel senso che tutto quello che oggi noi vediamo in giro da ormai 30 anni è la depravazione dei diritti dei cittadini, partendo dalla sottrazione del potere di gestione e di autogestione, di autotutela da parte dello Stato e dell'istituzione. Quindi questo sta a significare che questa, diciamo, depravazione e depauperazione viene portata avanti senza nessuna remora e senza nessun ostacolo praticamente ormai. Vabbè. Allora, aspetta un minuto, l'ultimo, ho trovato una cosa molto interessante. Moraleggia, aggrotta le ciglia, ammonisce, corregge, commenta, rettifica, critica e informa con un'ipocrisia diabolica. Questa è la realtà informativa dell'Italia di oggi. Ma bisogna ricordare sempre che già Zoroastro, o Zarathustra se preferite, attorno al 620 d.C., anticristo, diceva che esisteva Hormuz e Ahriman, e già erano due concetti preesistenti a lui, ma lui li ha focalizzati, e erano la rappresentazione del bene e del male. Esatto. E quindi in ogni uomo esiste sia il bene che il male, ma addirittura in queste diaboliche figure che si chiamano papi, in realtà dentro ci sono soltanto le cattive, esatto, percezioni, le cattive tendenze, tensioni, esatto, è chiaro? E quindi quelli enfatizzano la loro prosopopea del nulla, del vuoto nelle parole e dei concetti, perché così stritolano le menti dei più deboli. Ho finito. So long. Pace e bene.